Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono in una pista di kart e big bike al coperto, ovvero la pista Top Fuel di Vignate, vicino Milano. Siamo in 21 e faremo una gara di quelle ignorantissime a bordo di queste pit. Queste pit montano motore 110, 4 tempi, da 8 cavalli e mezzo, gomme uguali per tutti e la cosa bella è che, soprattutto per chi è agli inizi, sono monomarcia. Quindi non hai la frizione, devi solo pensare ad accelerare, dare gas e non schiantarti. La difficoltà di questa pista è che non si gira su asfalto ma si gira su cemento, quindi hai molto meno grip che sull'asfalto. Come potete vedere non c'è l'erba, non ci sono le vie di fuga, ma ci sono i muretti, quindi non si può guidare andando giù col busto, ma vanno guidate da motard, quindi su col busto e gambetta fuori. Occhi puntati su... Ma non ti vergogni. Cosa? Cosa vuoi dalla mia vita? Ragazzi, garetta serale tra amici con le pit. Lui viene con la tuta ufficiale da mondiale appena sfornata. Ma posso venire con la tuta della Ducati? Cioè, non ho capito. Devo venire con la tuta della BMW. Sono anche arrivati gli stronzi. Merde. Ok. E non sarà proprio una garetta amatoriale tra amici, perché c'è gente che gli dà il gas stasera. Quindi accedere alla finale dei veloci non sarà facile. Allora, in queste qualifiche abbiamo avuto un Salvadori che ha dimostrato di aver paura, perché si è fermato ad aspettarmi solo per infastidirmi, fingendo un problema tecnico alla moto. No, mi si è spenta, ammetto. Volevo usare il freno dietro e mi si è spenta. Una vergogna. Vabbè, io però le attese non le ho deluse per adesso. Vediamo se la pole rimarrà. Che disastro, raga. 3 secondi mi ha rifilato e sono a rischio di non finire nella finale di quelli bravi. Allora, qua gira voce che la moto di Luca vada di più. Lui ha fatto il miglior tempo, 110 kg, aveva la moto di Luca. Zio Livio è molto esperto e va molto forte. Io dico una cosa, è inutile che cerchi sempre le scuse. Ma non ti vergogni che non solo vieni a rubare le caramelle, ma ti fai dare anche il mezzo che va di più. Posso fare un turno sulla 5 dopo? Facciamo scambio, vediamo. Luca usa la mia, io uso la sua. Ci stai? Guardate come evita, cioè, di rispondere alla mia domanda. No, allora, mettiamola così. 3 secondi, sono tutte della moto. Comunque la finale è a rischio, perché in questo momento sono 6º. Se 2 qua dentro migliorano il tempo. Sono salvo! Si vola in finale! Allora, questa clip vedremo se metterla o no nel video. Il sorteggio mi ha dato la moto di Luca, quindi adesso avrò la moto che va, cioè, di più. Vedremo la differenza di tempi rispetto alla mia qualifica. Oggi filmerò Nasca che fa cagare con Salvadori. Are you ready? Come on! Come on! Ok, pronti per gara 1. Come avete visto, partirò ultimo, quindi cerchiamo di non arrivare ultimi. Finalmente guido una moto decente. Mi sono bastate solo 3 curve per capire che è 1000 volte meglio di quella che avevo in qualifica. Bam! Fuori uno! Dai che inizia la rimonta! Oddio, lo stavo tamponando. Oddio. Comunque ci siamo, ce li ho a portata di tiro. Si appoggia al muro con cattiveria. Staccata al limite, passa all'interno.
Oddio, 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 oddio. Spostati! Mamma mia! Quanto mi piace spostare la gente! Rischia tutto! Ma ce la fa, è davanti! Attenzione! Cosa rischia? Cosa salva? Ok raga, sta moto fa veramente paura. Adesso capisco perché Luca se l'è fatta dare in qualifica, eh? Mannaggia te, mannaggia. Comunque voglio il podio. Adesso entro in modalità martello e vado a prendere il terzo. Dai, io l'ho preso. Mancano solo 3 giri alla fine. Lui deve aver beccato la moto schifosa perché in qualifica era uno dei più forti e guardate lì la fatica che sta facendo. Quindi ce l'ho in pugno. Mamma, dove mi sono infilato? E siamo a podio! Non deve sbagliare! No, Luca, no! Ma mi ha doppiato! Non ci posso credere! No! All'ultimo giro! La situazione è questa! Che io con la 5 ho tirato giù un secondo e 3 sono arrivato terzo. Sì, ma... Cos'hai da dire? Che con l'altra... E tu hai girato più piano! No, ho girato più forte! No, volevo... È tutto documentato sulla mia GoPro. Volevo ricordarti che ti fate. Bene terzo. Ragazzi, adesso passiamo a gara 2. Passiamo a gara 2. Nasca, quante volte sei caduto che sono arrivato alla fine? Sono caduto 0 volte e ho fatto terzo. Podio. Scusa, ma mi chiedono di dire quante volte ti hanno doppiato. Dicevo, ho fatto podio, sono arrivato terzo. E lui conta che ha fatto podio, ma non ti è stato doppiato, capito? Ti ha doppiato? È traffico, ma i primi come giri cazzo perdi, si fa? Perdi 10 secondi solo per il traffico il primo giro, eh. Certo. Allora, raga, mi hanno detto che c'è una moto che fa veramente cagare. Sono andato a corrompere la direzione gara e ho fatto in modo che la dessero a Luca. Voglio vedere adesso che tempi fa. Che moto ti danno? Ma sì, le fanno girare. Ok, pronti per gara 2. Ho una moto ancora diversa rispetto a gara 1, quindi vediamo come andrà. Oddio, stavamo per fare il disastro. E guarda che culo Luca che si infila e ci passa tutti. Oddio! Porca di quella puttana! Spero che si sia fatto male. Ma no! Sto giro ha picchiato veramente forte, mi si è ribaltato davanti e mi è finita anche la moto sul braccio. Io non mi sono fatto niente, ma lui... Mi ha visto che mi si è ribaltato davanti? Ce l'abbiamo tutti. Porca troia! Stai bene? Mi l'ha rimessa apposta a destra, ma tutto qua. Davvero? Tutto filmato. Non ci credo. Cioè? Gli è uscita la spalla e gliel'hanno rimessa a posto? Chi è che gli ha rimesso a posto la spalla? Te? Porca troia! Pazzesco! È uscita? Si è dussata e rientrato! Su pulsazione, entrata e rientrato, uscita e rientrato. Odio vedere gli animali soffrire, se volete lo finisco, è l'unica cosa che posso fare in questo momento. Mamma che botti il primo giro. Ok, bandiera rossa, si riparte, vediamo di far bene. Guardate Luca, guardate la fatica che sta facendo a guidare. Guardatelo lì, non sta in piedi. Come godo a vederlo remare, oddio. Sì, però che palle, ma non è giusto. Ma perché Luca riesce ad andare forte anche con un 14? Perché? Comunque, io ho una moto che sicuramente è buona, perché l'ha usata anche Luca in gara 1 e ha vinto. Il problema è che non ha il gas rapido, quindi per accelerare devo prendere il gas e...
Mi ci vuole qualche giro abituale. Ok, ho iniziato a capirci qualcosa. Adesso ho preso il pilota davanti e devo passarlo a tutti i costi. Oddio, mi stavo ammazzando. Madonna, non si sta in piedi oggi, fa veramente troppo freddo. Dai che ti passo. Oddio, Madonna, che rischio. Se andiamo avanti così qualcuno dei due non finisce la gara, io te lo dico. Ma che cazzo, Madonna. La sua moto è in uscita di curva, muore. Ogni volta rischio di tamponarlo. Sorpasso! Oddio, mi si stava chiudendo davanti. Oddio, no, devi restare dietro, devi restare dietro, devi restare dietro, devi restare dietro, devi restare dietro. Porca miseria. Ah, peccato. Comunque, che battaglia pazzesca. Quante volte mi stavo lanciando? Incredibile. Così c'ho... Luca, com'era la 12? Porca, ti hanno boicottato. Ma ti ho detto, ragazzi, ma la 12 mi sembrava che andasse di merda. Ma no, no, fa paura. Ok, ho fatto il primo giro già e ho capito subito. Io ti vedevo per terra in tutte le curve. Ma, oh, ma raga, si vedeva che vibrava. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, intanto vedevo zio Livione dietro che mi raggiungeva. Io ero impiccatissimo. Non stava in piedi, raga, non stava in piedi. E comunque, anche col catorcio, è riuscito a vincere gara 2. Maledetto. Cioè, quell'uomo riesce a far andare forte anche i cassonetti dell'immondizia. Io, che cacchio gli dobbiamo dire se non... Bravo. Bravo. Ciao, raga. Comunque sono state due gare pazzesche. Al di là del divertimento, io non ho mai visto così tanti botti in tutta la mia vita. Ma di essere in un demolition derby. Comunque, per fortuna, il buon Marco se l'è cavata con una lussazione alla spalla, 20 giorni di spalla immobilizzata e tornerà come nuovo. Chiariamo, noi la mettiamo sempre sul ridere, perché sappiamo che i botti e gli infortuni fanno parte di questo sport. Nessun pilota cerca gli incidenti o si diverte a cadere o si diverte a vedere gli altri piloti cadere. Ma capita. E se non sdrammatizzassimo e non la mettessimo sul ridere, saliremmo in moto sempre col terrore di farci male, che non solo ci limiterebbe, ma ci renderebbe anche meno sicuri sulla moto, aumentando il rischio di farci male. È difficile da capire per chi non ha mai corso, ma chi corre in moto lo sa. Se non ti fai veramente male, prenderla sul ridere è la cosa migliore. In ogni caso, auguro buona guarigione a Marco e spero di rivederlo presto di nuovo tra noi a scannare. Questo video finisce qua, vi ringrazio come sempre per averlo visto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina, perché sono in arrivo grandissime novità. Bye bye, ci vediamo presto.